Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. Questa domenica siamo invitati ad aprire gli occhi sulle visite del Signore. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato il Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Il libro della Genesi si conclude con un'affermazione bellissima di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, che riferisce ai suoi fratelli e dice: «Il Signore certo vi visiterà per due volte», e lo fa anche promettere con un giuramento solenne. E il Vangelo di Luca dell'Annunciazione, che è forse uno dei brani più conosciuti anche a livello artistico, ci fa fare un balzo abbastanza grande nel mistero dell'Incarnazione. E siamo invitati, insieme a questa figura meravigliosa di Maria, una giovane di Nazareth, che con la familiarità di chi si fida di Dio e risponde senza paura all'invito dell'angelo. E siamo chiamati quindi a riconoscere le visite che Dio compie nella nostra vita. In tutta la tradizione biblica noi possiamo riconoscere come l'intervento di Dio avvenga proprio attraverso delle visite che Egli fa al suo popolo, attraverso persone, attraverso gli eventi, per giungere al culmine di questa visita, che è l'Incarnazione. In questo vertice di grazia, Maria si pone come modello di fede. Come modello di fede perché non pone ostacoli a quella che è la proposta di Dio. E questo è lo stesso invito che viene fatto a noi: non porre ostacoli alla parola che Dio ci rivolge. E dal Vangelo emerge chiaramente che Dio ha per noi sempre un messaggio di vita. Dice: «Rallegrati, il Signore è con te, non temere». E queste sono parole che sempre accompagnano la sua visita nella nostra vita. Ed è chiaro che nel momento in cui il Signore si pone in dialogo con l'uomo, è sempre per donargli un di più di vita. Egli promette la terra, promette una discendenza, e tantissimi sono gli esempi in cui donne partoriscono, la stessa Maria, chiaramente, la cugina Elisabetta, abbiamo poi figure meravigliose nell'Antico Testamento. E quindi davvero a una settimana di distanza dalla celebrazione del Natale siamo invitati a credere all'Incarnazione, ma non ad un'incarnazione avvenuta moltissimi anni fa nella storia, un evento storico e che rimane nel passato, ma che si realizza oggi in noi.
E in questo Santa Chiara ci è maestra nel momento in cui scrive alla sua carissima sorella Agnese di Praga, in cui dice: è chiaro ormai che nessuna creatura può contenere l'immensità del mistero di Dio, però questo è concesso all'anima dell'uomo fedele, solo attraverso la carità. E le dice, e ci dice, anche tu, come Maria, puoi portarlo spiritualmente in te e quindi puoi lasciare che il Figlio di Dio prenda ancora carne in te. E questo sia davvero il desiderio che ci accompagna in questo tempo. L'essere cristiani significa essere disponibili ad un'incarnazione continua in noi attraverso le nostre scelte, nei nostri gesti quotidiani, nel nostro confrontarci con un mondo che tante volte ci mette a dura prova. E in questo siamo sostenuti dalla grazia e da tutta la Chiesa, sempre.